Dunque, riprendiamo questo, non questo esercizio, ma questo argomento, passando adesso su un ordine di grandezza in più, anzi su qualche ordine di grandezza in più. E quindi passiamo al database più grande di parole, costruendo un'applicazioncina, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, vi faccio una pubblicità, che è questa, che va a fare le ricerche nel database di centinaia di migliaia di parole, 600.000 parole, adesso sono qualche problema a importarli o altro, ma sono problemi tecnici che si risolvono. Prima di andare a vedere il codice di questo, ragionare un attimo su quella time, su quella casella time, per capire se riusciamo a farci qualche cosa, volevo, come vi ho accennato all'inizio, raccontarvi qualche, diciamo, strumento in più del framework JavaFX, per facilitarci la costruzione di applicazioni grafiche. Soprattutto applicazioni grafiche in cui ho vari elementi dell'interfaccia utente che devono però lavorare tutti sugli stessi dati, magari in modi diversi, facendo cose diverse, no? Qui il riferimento all'ultimo punto della sessione di ieri, e particolarmente di ieri e di domani, insomma, di laboratorio di questa settimana, è particolarmente utile. Anche qua facciamo un ragionamento di architettura innanzitutto, no? In realtà è più pratico, no, dell'altro, è più semplice. Voi avete già sentito parlare di un altro pattern famosissimo, non so con quale livello di approfondimento, il pattern Model View Controller, che è il caposaldo di tutte le interfacce grafiche, anche delle interfacce web di questa terra. È un modo di organizzare il codice quando devo gestire interfacce grafiche ad eventi in modo da ripartire i ruoli, le responsabilità delle varie parti del programma. Allora, perché di nuovo? Partiamo sempre dal problema che stiamo cercando di risolvere. Il primo problema è che le applicazioni complesse hanno un controllo, un flusso di controllo non prevedibile. Finora, no, il programmino che abbiamo fatto aveva un main, faccio questo, poi faccio quest'altro, le operazioni vengono eseguite con un ordine che è predeterminato dal programmatore. E tutte le applicazioni di tipo non grafico si comportano così. Le applicazioni grafiche invece noi abbiamo tutti questi vari metodi handler che gestiscono gli eventi e non sappiamo, non abbiamo la minima idea in che ordine verranno chiamati. Perché dipenderà quando l'utente cliccherà su quel bottone piuttosto che su quell'altro. Quindi è molto difficile da prevedere per il programmatore in che ordine avverranno le cose. Deve prevedere un programma che funzioni sempre in qualunque ordine vengano richiamati questi metodi. Immaginate di avere i vari metodi handler su un mazzo di carte, mescolare il mazzo, distribuirlo, dire adesso fammelo funzionare così. Rimescoliamolo, fammelo funzionare così. Deve funzionare sempre, in qualunque ordine vengono chiamate. E queste azioni sono prevalentemente di tipo asincrono, cioè nel senso che un utente può cliccare su qualunque elemento dell'interfaccia utente anche mentre il programma sta facendo altre cose, quindi questo complica. Allora, le domande che ci facciamo sono: come organizziamo il programma, che è la vera domanda? Dove memorizziamo i dati? E finora i programmini che abbiamo fatto stavano quasi tutti in una classe, forse due. Però quando le cose crescono, avrò 17 classi, i dati dove li metto? Le liste di elementi, le voci, le parole, il punteggio dell'utente, tutte queste cose. In quale classe li dichiaro? In modo che siano visibili a chi devono essere visibili e non siano a chi non devono, devono essere accessibili, eccetera. E come disaccoppiare possibilmente la logica applicativa dai dettagli dell'interfaccia? Cioè, se ho magari un algoritmo complesso, non vorrei che questo algoritmo complesso fosse nella stessa classe che deve disegnare il colore dei bottoni.
perché io voglio essere libero anche di ridisegnare completamente la parte grafica dell'interfaccia senza dover toccare gli aspetti algoritmici, possibilmente. E poi c'è l'ultima domanda che in realtà è la più complicata, ma avrà poi una soluzione che vediamo più avanti, semplice. Come faccio ad assicurarmi che l'interfaccia utente stia mostrando sempre i dati più recenti che ho a disposizione? Cioè, come faccio a tenere l'interfaccia visualizzata, sincronizzata con i dati che variano? E questo è una cosa, un aspetto più tecnico, ma lo vedremo più avanti. Ma Model View Controller è un modo di pensare alle applicazioni, innanzitutto cercando di separare l'organizzazione interna dell'applicazione rispetto all'interazione che l'applicazione ha con l'utente. No? Questo disegno qua immagina un utente che debba usare un media player, no? Un player MP3. Allora lui che cosa ha? Ha dei comandi possibili, play new song, vai alla canzone successiva, e riceve dei dati. In questo caso lui sente, no, la canzone, o vede sul titolo della canzone che è stata selezionata. Questo è ciò che vede l'utente. Il programma internamente è organizzato in modo diverso. Nel senso che c'è una componente del programma che è dedicata a ricevere, a elaborare i comandi dell'utente, che sa che cosa l'utente vuole fare e interpreta le intenzioni dell'utente. Questa parte si chiama controller. È quello che riceve i controlli, le istruzioni, i comandi dall'utente. Nel nostro caso saranno tutta la logica che sta dietro alla pressione del bottone, alla scelta della tendina, eccetera, eccetera. Quando l'utente fa qualcosa, una classe controller vuole essere informata di ciò, viene informata di ciò, che l'utente ha fatto qualcosa. Poi la classe controller può decidere di ignorare la cosa, oppure può decidere di prendere delle decisioni, delle azioni. Dall'altro lato c'è una classe che prende il nome di view, che nel nostro caso è ovviamente il grafo della scena JavaFX, il GraphXML, che mostra qualche cosa all'utente. Come si parlano la vista e il controllore? Beh, attraverso il cosiddetto modello, cioè attraverso dei dati condivisi. La parola modello che sto usando adesso non è diversa dalla parola modello che usavo un attimo fa quando parlavamo di transfer optic, gli oggetti che contengono i dati su cui lavoro il programma. Una serie di dati rappresentano la situazione attuale su cui il programma sta lavorando, quello è il modello. Il valore attuale dei dati. Quando un utente compie un'azione, il modello deve essere modificato. Aggiungo una voce d'elenco, genero altre 10 stringhe casuali. Il controller, su richiesta dell'azione di un utente, modifica il modello. A seguito di una modifica del modello, l'interfaccia utente, la vista, deve essere aggiornata. Quindi il controller cosa fa? Fa tutto lui. Il controller capisce cosa vuole l'utente, di conseguenza modifica il modello, se deve farlo, e in seguito informa l'interfaccia grafica che deve aggiornarsi. Il modello, poverino, è la parte passiva, è la parte che contiene i dati, contiene le informazioni. È un pattern di utilizzo, di nuovo, simile a quello che del DAO che abbiamo visto appena adesso. No? C'è la parte dei dati che è quella che sa meno di tutti. Contiene i dati, fa il suo lavoro di contenere i dati, validarli, controllarli e contenere le operazioni che si possono fare su quei dati, che sono l'add, il delete, il search, ma non sa che cosa fare. Questo lo decide il controller. Vabbè, questi sono semplicemente tratto da quel libro, i vari passaggi che ci si aspetta avvengano quando un utente fa qualcosa sull'interfaccia grafica. Quindi tu utente vedi in realtà la vista, una rappresentazione grafica di ciò che ti crea la classe vista, i bottoni, il caso di testo. Fai qualcosa, clicchi da qualche parte. E sappiamo che il framework JavaFX, quando clicco da qualche parte, genera un evento. Questo evento può essere intercettato.
Allora, noi faremo in modo che chi intercetta questi eventi sia un, lo chiamiamo controller. Controller è quella classe, quella parte della classe, di classe, che ha lo scopo di intercettare le azioni dell'utente. Poi controller, ricevendo l'evento, diciamo, chiede al modello di cambiare stato. Controller parlerà con l'object e gli dirà crea un nuovo oggetto, modifica il campo, eccetera, eccetera, no? Quindi il controller non possiede i dati non sono suoi. I dati sono del modello. Il controller deve conoscere il modello, parlare col modello e chiedergli di modificare i dati. È un po' diverso, finora avevamo una classe unica che faceva tutto, in cui c'erano sia i dati su cui lavoravamo, la calcolatrice e cose di questo genere, sia i metodi per lavorare. Adesso, se vogliamo salire di scala, dobbiamo separare una classe o più classi che contengono i dati, che chiameremo modello, e una classe che contiene invece i metodi, gli handler, essenzialmente. Dopodiché, dopo che il controller ha modificato il modello, può dire alla vista, adesso aggiorno. Il modo con cui lo sappiamo fare ora è abbastanza grezzo, nel senso che adesso aggiornati vuol dire che ti vado a scrivere dentro un campo, dentro, vado a prendere un dato del modello e lo scrivo dentro un elemento della vista. Più avanti impareremo un automatismo per farlo a sforzo zero. Addirittura ci potrebbe essere, e che è il punto 4, che impareremo a fare, è il modello stesso che dice alla vista guarda che sono cambiato. Potremmo programmare la vista, non sappiamo ancora fare, né oggi impareremo a farlo, ma impareremo dopo, a fare in modo che la vista si aggiorni automaticamente quando il modello cambia. Quindi quella variabile lì, 7, adesso vale 7, poi quando vale 8 automaticamente c'è un campo che riflette in tempo reale il valore di quella variabile, attraverso un meccanismo che si chiama di bindings. Ok, nella pratica, scendendo a questo, se vogliamo, il pattern teorico che vale qualunque interfaccia grafica pensiamo. Nella pratica, con JavaFX, chi è la vista, chi è il controller, chi è il modello? Beh, la vista, ovviamente, per noi è il grafo delle scene, no? Sync graph, con tutti i suoi nodi annidati, che noi disegniamo, progettiamo normalmente in FXML. Quindi sono gli oggetti del grafo della scena che vengono creati leggendo FXML. Il controller che cos'è? È l'insieme degli event handler, principalmente, che possono stare in tante piccole classettine, ognuno per sé, oppure potremmo mettere tutti in un'unica classe. Il modello è una serie di oggetti che contengono i dati, che dovremo progettare o dovremo costruire, alcuni dei quali eventualmente possono essere dati che risiedono veramente in una base dati, ma che sono appena stati interrogati. Cioè, su un programma che lavora su un set di dati ampio, il vero modello è il database. Ma non posso lavorare direttamente con il database, lavorerò con gli object, i transfer object, che ho appena letto nel database. Quindi si parla di modello in memoria e modello persistente, cioè il modello completo sul database, di cui una parte è accessibile all'interfaccia grafica. Il model view controller concepisce il modello come oggetti locali. Noi sappiamo che questi oggetti locali a loro volta potrebbero attraverso il pattern DAO essere alimentati dai dati del database. Ma questo è un livello in più. Quindi proviamo a immaginare, applicare questa cosa, immaginare di strutturare la nostra applicazione. Per un esempio di un'applicazione che gestisca una lista di nomi, tanto per fare sempre lo stesso esempio. E sappiamo che diverse voci, diversi bottoni, diverse caselle di testo, eccetera, dell'interfaccia grafica dovranno lavorare tutte sugli stessi nomi, aggiungendo, togliendo, modificandoli, eccetera. O ciascuno con i propri criteri, c'è un bottone di aggiunta che è diverso da quello di cancella, che è diverso da quello di modifica. Allora, come dichiariamo queste cose? Quali classi devono poter vedere quali altre classi? E questo è il punto cruciale. Chi deve ignorare chi? Chi deve conoscere chi? E chi crea gli oggetti? In JavaFX. Allora io ho provato a ragionare su queste domande e sono arrivato a farmi questo disegno. Allora, abbiamo un'applicazione
No, in JavaFX tutto è una sottoclasse di application, JavaFX.application. Questa applicazione, nel metodo start, noi siamo abituati che crei la scena. fxmlloader.load crea la scena. Poi c'è lo stage, ma questo è un dettaglio. Quindi abbiamo un'applicazione che crea la scena, che è la vista, la view, o gioca il ruolo della view nel pattern model view controller. Quindi l'applicazione crea la vista e quindi l'applicazione ha un riferimento alla vista. Tra le variabili dell'application, del main, c'è per forza, di sicuro, un oggetto che punta al root, noi lo chiamiamo root di solito, no? O la scene, l'oggetto scena, oppure il root element della scena stessa, da uno passi all'altro facilmente. Quindi di sicuro l'applicazione conosce la vista, la crea, la fa creare dalla fxml loader, e questa vista contiene al suo interno i vari nodi del grafo della scena. Questi nodi hanno una serie di metodi, il get, il set dei valori, del colore, del testo, scritto, del bottone, e più i metodi lookup, ma sono i metodi, questi non li decidiamo noi, fanno parte dei metodi della classe node e dei figli di node. Quindi qui c'è tutta JavaFX, qua, nella scena. Questi metodi sono quelli che ci offre i componenti di vista che sono già fatti. Dopodiché, per lavorare su dei dati, dove li mettiamo questi dati? Non li possiamo mettere dentro l'applicazione. No? Qualcuno ieri ci provava a mettere gli array list dentro l'applicazione. Perché poi non posso più passarli in giro, perché non posso passare l'oggetto applicazione ad altro. Devo crearmi un oggetto separato. Uno o più oggetti, qui l'ho schematizzato con uno solo. Nell'esempio si chiedeva di ragionare su un elenco di voci, no? Un elenco di nomi, quindi una lista, che viene creato dall'applicazione stessa. Quindi l'applicazione dice, guarda, creiamo un nuovo modello, vuoto, magari inizialmente, e viene creato dall'applicazione ed è noto all'applicazione. Quindi l'applicazione è responsabile di creare sia la scena che il modello. Poi c'è il controller, quindi sarà un'altra classe, non ha senso che sia la stessa classe applicazione che abbia gli event handler, non ha senso sicuramente che sia il modello che abbia gli event handler, il modello contiene dati e basta, di nuovo questa è una classe di modello, ha solo frecce che entrano, non ha frecce che escono, lei non dipende da nessuno, lei non conosce nessuno, lei conosce i suoi dati e basta, questo è il modo giusto di incapsulare i dati. Allora dobbiamo pensare a una classe controller a parte che contenga una o più, tipo una, ma poi se l'applicazione è complessa lo stesso pattern si replica su più classi. Una classe controller che contenga tutti gli event handler. Questi che ho indicato qua, action handlers. Perché affinché questa classe controller che contiene gli event handler, adesso non ho ancora detto chi l'ha creata, ho detto che ci dovrà essere. Affinché serva a qualcosa è necessario che gli action handler siano destinatari degli eventi generati dalla vista. Quindi di sicuro la vista deve conoscere il controller. Perché sennò come fa a mandargli gli eventi? E infatti noi quando settiamo un event handler parliamo con un nodo e diciamo, caro nodo, sappi che quell'evento lo devi mandare a questo event handler, a questa classe controller. Quindi sto dicendo alla vista chi è il controller. In realtà sto dicendo di più, sto dicendo quali sono gli eventi che interessano al controller e quali metodi, o anzi, quali classi chiamare per ciascuno di questi eventi. Quindi questa freccia c'è di sicuro. La scena deve conoscere il controller. Così come il controller deve conoscere la scena. Perché se una volta che viene chiamato l'action button e il metodo handler deve andare a leggere che cosa ha scritto l'utente nella casella di testo, deve andare a leggere una scena, deve andare a leggere nella vista cosa ha scritto l'utente, perché è solo il nodo che lo conosce. Quindi vista e controllore si devono conoscere a vicenda.
Il controllore anche deve conoscere il modello, i dati. Non ha lui dentro la lista con i valori, ma deve conoscere, deve avere un riferimento alla lista stessa. Ok, chi si conosce va bene, chi si crea? Beh, quello che vediamo tra un secondo è che esiste un automatismo per far sì che la scena crei da sola il suo modello, scusate, il suo controllore. La scena è in grado di creare lei l'oggetto controllore. C'è un attributo che si chiama fx2.controller, vediamo i dettagli tra un secondo, che mettiamo nell'fxml per dire ok, quando toccare di questa scena, le azioni di questa scena andranno instradate verso questo controllore. Quindi l'fxml loader stesso che crea il controllore. E quindi questo è il motivo di questa freccia. Non devo preoccuparmi io applicazione di creare il controllore, ma è la scena che sa qual è il controllore che è stato pensato su misura per lei. Io dovrò poi solamente dire al controller chi è il modello su cui deve lavorare. E infatti qua c'è un metodo setModel e qui c'è una variabile locale model per poter salvare dentro il controllore il riferimento a questo modello qua. Quindi cosa farà l'applicazione principale? Crea la scena crea il controllore e poi l'applicazione principale dirà al controllore: caro controllore, lavora su questo modello. SetModel. In alcuni casi serve anche che dire al controllore qual è l'oggetto view se non riesce a capirlo da solo. E qui ho ipotizzato anche qua una variabile view perché il controllore deve conoscere la vista. E quindi per completezza ho messo anche un metodo setView affinché l'applicazione possa dire al controllore qual è la vista che l'ha creato. Questa è la catena di creazione. Dopodiché abbiamo questi quattro, a parte l'evento che va e viene, abbiamo questi quattro grossi oggetti che andiamo a conoscere. Questo in realtà lo conosciamo già, le scene. Dobbiamo capire un po' meglio la parte controller, come costruirla, perché finora non ce l'avevamo esplicita e sicuramente non ce l'avevamo separata dal modello. Allora, in FXML come si ottiene questa architettura? Beh, in modo molto facile, nel senso che nell'FXML stesso è possibile dichiarare con degli opportuni attributi, quindi anche nel version builder ci sono, dire a una scena FXML chi è il suo controllore, dire quali sono delle variabili dentro il controllore che siano automaticamente collegate con gli elementi dell'interfaccia grafica, mandando in pensione il lookup, e registrare gli event handler opportuni alle azioni che ci interessano. Queste tre cose che facevamo a mano si possono automatizzare. In più il sim builder ha una funzione comodissima che si chiama genera lo scheletro di un controller. Quindi mi genera già un pezzo di codice Java che posso fare, di cui posso fare copia e incolla all'interno di Eclipse per generare una classe controller. Dove sono queste cose? Allora, cosa è più importante? Associare a una scena una classe controller. Ho un attributo che compare una sola volta in tutto lo sim builder, che compare solamente sul root element, sull'elemento radice, dentro il pannellino code, quindi tra tutti i vari attributi, ce n'è uno che si chiama controller class. Lì dentro ci scrivo il nome completo della classe che voglio che sia il controllore del mio progetto, della mia vista. Quindi, prendiamo... verso l'FXML. Ah no, non è questo il progetto, scusate. Qui mi sono fatto l'interfaccina, no? Non la costruiamo adesso perché sennò ci porterebbe via troppo tempo, ma sono quattro elementi in croce messi
quindi la vediamo già costruita. Vediamo che se io vado su, in questo caso, il border pane, che è l'elemento radice di questa semplice interfaccia, tra le proprietà di questa compare controller class. Questo attributo non compare da nessun'altra parte, solamente sull'elemento radice, perché è solo lì che posso settare il controller, che vale non per un certo nodo ma per l'intera scena. Quindi io imposto questo, e cosa succede? Quando farò l'fxml load, caricherà tutti i nodi della scena e poi creerà una classe, creerà un'istanza di questa classe e mi crea il controller. O poi la classe la devo implementare, ovviamente, però è un lavoro in meno, la dichiaro una volta per tutte. A livello di fxml significa che sull'attributo radice c'è un attributo che si chiama fx2.controller, ma noi lo possiamo settare tranquillamente in modo grafico. Questa classe controller potrà contenere tutti i metodi gestore di eventi, tutti gli event handler li mettiamo come metodi della classe controller. Dice, ma come? Quei metodi non si chiamano tutti handle, come faccio a avere tanti nella stessa classe? E no, qui posso cambiare nome, adesso vi faccio vedere come. Quindi anziché avere tante classi, ciascuna con un metodo che si chiama sempre handle, avremo una classe unica, che è controller, con tanti metodi di cui cambieremo il nome, che sono sempre handle, ma possiamo cambiarli. Quindi questa classe controller sarà una classe che ha tanti handler, più un metodo che si chiama initialize, che se vogliamo ci viene chiamato nel momento per inizializzare il controller. Quindi la vista cosa fa? Inizializza tutti i nodi della grafica della scena, carica il controller, fa la new sul controller e chiama il metodo di initialize. Il metodo di initialize viene chiamato dopo aver inizializzato la scena, quindi dopo che i nodi ci sono già, e prima che l'utente possa cominciare a interagire. E quindi se devo inizializzare delle variabili, creare, eccetera, lo posso fare lì dentro. Aggiungere i nodi, perché magari alcune cose le fate già nell'fxml, altri nodi li voglio aggiungere via programma, perché magari faccio più in fretta, non so, generare da un loop, popolare le voci di un menu leggendo il database, ad esempio. Ecco, questo lo posso fare nel metodo di inizializzazione. Initialize. Questo mi viene già, una volta che ho scelto questo, ho specificato questo nome, se io vado sullo Sim Builder a vedere Show View, Show Sample Controller Skeleton, mi fa vedere una finestrella di codice che è pronto appunto per essere copia e incollato dentro Eclipse, per creare una nuova classe. Public class parole controller, che ha dentro un metodo initialize, che per ora non fa nulla. In realtà altre cose, adesso cerchiamo di capire cosa sono. Ok? E lo possiamo prendere, copiare in Eclipse e poi ovviamente aggiungere ciò che ci serve. C'è solo un dettaglio che come fa la classe main, torniamo indietro, scusate, a questa slide, come fa la classe main a conoscere il controller? E qui c'è scritto controller, due punti controller. Quindi l'applicazione deve conoscerlo, probabilmente. Se non altro per dirgli chi è il modello. Come fa a conoscerlo se non è lei, applicazione, a crearlo? Eh beh, se lo deve far dire da chi ha creato il controllore. E chi ha creato il controllore è fxml loader. Ma fxml loader finora l'abbiamo usato in una chiamata che mi restituisce solamente un riferimento al nodo radice. Allora devo un attimo modificare un pelino il modo con cui uso fxml loader, chiamando sì, quindi creo una classe fxml loader, chiamo il metodo load che mi restituisce la radice, ma poi con questo stesso oggetto fxml loader ho un metodo getController,
Ok, quindi finora facciamo semplicemente new fxmlloader.load e via. E l'istanza di fxmlloader non ci interessava, perché ci serviva solamente per chiamare il metodo load. Adesso ci serve questa istanza, quindi la salviamo qua in una variabile, e ci servirà due volte. Una per creare il grafo della scena, due per farmi dire chi è il controller della classe che ho scelto io. Quindi modifichiamo leggermente il metodo start con queste due istruzioni, in modo da avere in mano sia la vista, root, sia il controllore, che servono a entrambi all'applicazione meta. Dopodiché, l'altra cosa utile, l'altro automatismo che c'è, è quello di iniettare automaticamente all'interno del controller delle variabili che vengono sempre automaticamente impostate come riferimento ai nodi della scena. La faccio completa, è complicata detta così, ma vuol dire che se posso avere una variabile che si chiama theTitle dentro il controller, che viene già inizializzata in automatico, io non devo fare nulla, a puntare al nodo il cui fxid è uguale a theTitle. Come? Senza far nulla, nel senso che se io ho associato a questo bottone cerca il suo fxid, da non confondere, scusate, con l'id del CSS, sono due cose diverse, l'id del CSS è il riferimento dell'elemento XML che possiamo ricercare col metodo lookup. L'fxid è il nome di una variabile Java che vogliamo che si materializzi per magia all'interno del controller e che punti a questo elemento. Allora, quando io do un fxid, scusate, un elemento, nel controller sarà sufficiente aggiungere una riga, si chiamava cerca button, private button cerca button. Davanti a questa dichiarazione si mette, diciamo, l'attributo speciale chiocciola fxml, che dice appunto all'fxml loader, guarda, vai a cercare dentro l'fxml il nodo che ha questo stesso id, fxid, e inizializza questa variabile cerca button a puntare a quel nodo là. Quindi a gratis, senza far nulla, abbiamo già delle variabili Java che ci puntano, ci danno riferimento ai node di cui abbiamo avuto voglia di dare il nome, fxd, quindi non tutti necessariamente, solamente quelli che ci interessano, a cui abbiamo dato un nome. Quindi questo ci evita di dover fare i lookup che ci servivano. Ho già la variabile, ho già il risultato del lookup, ho già il node in mano. La terza cosa che fa l'fxml loader, che noi non sapevamo, ci permette di registrare degli event handler. Avevamo il sospetto, perché a destra tutte quelle proprietà on dragon, action, eccetera, eccetera, nell'editor grafico dice, ma questi qui magari mi permettono di impostare l'handler. Infatti posso, dentro queste proprietà, indicare il nome di un metodo, che sarà un metodo della classe controller, semplicemente indicandolo col cancelletto nome del metodo, e questo automaticamente registra un handler per quel tipo di evento chiamando quel metodo con quel nome su quell'elemento fxml. Ovviamente facciamola semplice: il bottone cerca, io qui ho dichiarato nella parte code on action cancelletto do cerca parola. Questo vuol dire che, semplicemente per aver scritto quella cosa lì, nel momento in cui l'fxml loader carica questo fxml, registra un action handler per l'evento action sul bottone cerca e chiama, quindi quando viene premuto il bottone cerca, viene chiamato il metodo di cerca parola. Anche sulla parola, in realtà anche su questo campo ho messo lo stesso action handler, in modo che
quando uno batte invio su questo campo di testo venga comunque avviata la ricerca. E in questo caso uso lo stesso handler. E poi per i vari tipi di eventi posso decidere, per i vari elementi di interfaccia e per ciascuno degli eventi che questi supportano, posso registrare gli handler che voglio. Una volta che l'ho fatto, il mio controller skeleton mi dà già anche qui lo scheletro, eccolo qua, dell'handler. Do cerca parola era il nome che avevo dato, allora mi dice void do cerca parola action event event. Ovviamente è un action event, non è un button pressed event o altro, perché l'ho specificato come eventuazione. Quindi riceve la signature di quell'handler, di giusto. E qua ovviamente metto qui, devo scrivere io il codice che mi serve. Quindi io specifico nel mio sim builder il controller, i nomi degli elementi dell'interfaccia grafica che so già che mi serviranno dentro il controller e che diventeranno variabili dentro il controller, e gli event handler per gli eventi che voglio gestire. E tutti questi vengono impostati di botto al momento in cui carico l'fxml load. Se lo faccio giusto al primo colpo, devo semplicemente fare copia e incolla e andare a riempire il codice degli event handler. Difficilmente uno lo fa al primo colpo perché si dimentica un bottone, si dimentica di aggiungere un handler, e allora torna sul sim builder, modifica l'fxml e poi deve allora farsi un po' copia e incolla dei pezzettini che gli servono, ovviamente, perché dall'altra parte non faccio il colla di tutto il controller, perché nel frattempo ho già cominciato a modificarlo, ad aggiungere delle istruzioni, dei metodi. Vabbè, però sempre meglio che farselo da zero, ovviamente. Non c'è ancora una sincronizzazione, diciamo così, perfetta. Allora, nella pratica, cosa ho fatto? Vediamo queste cose in pratica in questo progettino. Beh, su questo semplice interfaccina ho definito questo controller e quei metodi. Quindi poi questa parola controller è una classe che nasce al 90% generata in automatico, dove tutte le cerca button, parola txt, risultato checkbox, time label, le ho prese, no, sono state iniettate direttamente. C'è il metodo initialize che non fa nulla, questo qua fa semplicemente una serie di controlli che le variabili siano state inizializzate correttamente, di fatto è una verifica interna che non sia stato modificato l'fxml dopo e quindi non ci sia più una variabile con quel nome. E poi c'è l'handler vero e proprio, do cerca parola, sempre questo fxml davanti, fino a qua è stato generato, diciamo così, fino a qua è stato tutto generato automaticamente, non ho fatto nulla. L'unico codice che ho scritto è questo, ovviamente, in cui, vabbè, c'è il famoso nano time che va a prendere prima e dopo il tempo che ci ho messo, ma cosa devo fare? Devo leggere la parola, cercare se c'è nel database e se c'è o no, ho un booleano che mi dice se l'ha trovata. Se l'ho trovato devo scrivere trovato, se non l'ho trovato devo scrivere non ho trovato. Qui, anziché farlo in system.out, lo metto in una casella di testo. No? Rispetto agli event handler che avete scritto fino ad oggi, vedete che non c'è nessun lookup. Perché quando voglio la casella di testo scritta dall'utente, la casella di testo si chiama parola txt, e qua userò direttamente parola txt, punto getText. Ce l'ho già, ho già una variabile che è stata iniettata grazie a questa magia che mi punta già a quel nodo. Quindi ci semplifica la vita. Siamo complicati il lavoro perché abbiamo questa classe in più, il controller, eccetera, però alla fine abbiamo avuto un guadagno netto. E la stessa cosa quando voglio inserire il testo trovato o non trovato, ho già il risultato txt che è la casella di testo e il risultato checkbox che è la casella di spunta, già pronti come variabili. E così come la label, ho già time label pronta. Quindi lavoro direttamente con oggetti, non ho sempre queste operazioni di lookup sugli id, che metà delle volte creavano casino. In mezzo cosa ho fatto? Ho fatto una query sul database. Ho un DAO, un parole DAO, che non è esattamente quello che abbiamo scritto prima, ma è molto simile.
che ha... No, non è questo, questo è quello di prima. Mi ero fatto un DAO ieri che avesse quel metodo lì. C'è un metodo getConnection, un metodo cerca parola, riceve in questo caso una stringa, no? Un oggetto di tipo parola, però l'ho fatto un pochino più alla veloce, restituisce un booleano e controlla se c'è la parola. Qui ho già usato il prepare statement che vi ho detto impariamo più avanti, ma concettualmente ho usato un DAO, ho usato un DAO per controllare se la parola c'è. Ok? In questo esempio qui, molto semplice, non c'è modello. Non c'è un modello su cui lavorare. Il modello è direttamente al database, vado direttamente a controllare il database. Quindi questa architettura model view controller è per ora semplificata, un po' monca, perché il modello è ridotto al minimo. Ok? Però da qualche parte dobbiamo partire. Allora, al netto di tutto lo spiegone, quello che abbiamo fatto è creare un'applicazione fatta di 5-10 righe di codice. Carico l'fxml, ma queste righe qua sono sempre le stesse, e nel controller ho solo scritto questo. Tutto il resto l'avevo dichiarato nell'fxml. Finito, il programma è finito, tutto lì. Vabbè, poi c'è il DAO. Ma il DAO è a parte, no? È un altro capitolo. Cioè, ovviamente deve esserci di fare le query, ma la parte grafica dell'applicazione, la parte interattiva, veramente l'ho costruita con poco sforzo. E proviamo a giocarci. Il DAO cosa legge? Fammi solo vedere. Legge database parola sec, ok. Proviamo a giocarci così. Questo sta lavorando sul database di 600.000 parole, ok? Allora, facciamo due o tre prove. Se io scrivo una parola qualunque, sera, faccio cerca, ci mette mezzo secondo. La cosa curiosa, ma non deve stupire, è che se rifaccio la stessa ricerca subito dopo, ci mette 300 millisecondi. Circa, no? Poi ovviamente è variabile il tempo. Cioè, la prima volta che faccio un'operazione è sempre più lenta, perché passa per la prima volta dal codice, perché il database si autentica la prima volta, poi le volte successive parte delle strutture dati che servono, parte della compilazione just in time è già fatta e quindi è un pochino più veloce. Ma che io cerchi sera, che cerchi una parola che non esiste, il tempo è sempre lo stesso. Notte. Siamo sempre sui 300 millisecondi, a parte la prima volta che è più lento, ma questo lo accettiamo, siamo sempre 300 millisecondi. Qui non abbiamo fatto nulla a livello di strutture dati, non c'è nessuna array list, non c'è nessuna ottimizzazione da fare. Se è troppo lento, cosa possiamo fare? Dobbiamo rendere tutto il lavoro, qua lo fa il DAO, rendere il DAO più furbo. Io adesso provo solo a modificare una cosa nella query, ho cambiato la tabella e rifaccio l'applicazione e cerchiamo la stessa parola. Vabbè, da 500 sono scelto 250, e poi voi mi chiedete, ma cosa hai fatto? Ma in realtà le ricerche successive sono intorno ai 30-40 millisecondi. Notte, vabbè, non devo far notte. Poi ovviamente è più rumorosa la misura quando è. Cos'è che ho cambiato una cosa? Cos'è che mi ha fatto cambiare il tempo di esecuzione della query semplice? Select tabella where nome uguale la stringa che ti ho passato. Cosa me la fa scendere da 250 millisecondi a 30-40 millisecondi? Non ho toccato il codice Java, non è un'utilizzazione mia.
Che differenza c'è? Può esserci tra questa tabella parola sec che era la prima e questa tabella parola che è la seconda, questa qua più veloce. Vabbè, non ho varato, nel senso che la parola e la parola sec contengono esattamente gli stessi elementi, sempre 600.000 elementi, eh? Non è che da un'altra parte ne ho messi solo sera e notte, no. La differenza sta... Dov'è? In questa casellina qua. Nella seconda tabella ho creato un indice sulla colonna nome. Unique vuol dire che ho chiesto al database di assicurarsi che il nome sia univoco all'interno della tabella. Per assicurarsi di questo, il database ha creato un indice interno. Per cui, per trovare una voce conoscendo la parola, il database usa l'indice che si è costruito e la trova velocemente. Nell'altro caso, non ho creato questo indice di entità, questo permette tra l'altro di avere parole duplicate, ma che io non ho, anzi non mi interessano, ma non c'è un indice. L'unico indice che il database ha creato è quello per la chiave primaria. Quindi le ricerche, se io conosco la chiave primaria, che l'ID sono istantanee. Se faccio una ricerca per parola, il database dovrà poverino fare una ricerca sequenziale. Per quello che ci mette lo stesso tempo qualunque parola di ricerca. Perché deve cercare tutto, la prima lui. Mentre invece, nel caso della tabella ottimizzata, per fare le ricerche per parola, il database ha, internamente usa una struttura dati più furba. Quindi questo è un livello di ottimizzazione. Che non è proprio pertinente a quello che faremo in questo corso. È precedente. Se ho dei dati in una base dati, assicuriamoci che questa base dati sia ottimizzata in funzione delle query che voglio farci sotto. Forse voi non ci avete mai pensato a questo, non ve l'hanno affrontato da questo punto di vista. No? Il vincolo di unicità lo vedevate come vincolo di unicità referenziale, dal punto di vista logico. Ma dal punto di vista pratico, se uno ha un vincolo, si crea un index su una tabella, questo index significa creare delle strutture dati aggiuntive dentro DBMS che potranno rallentare alcune query e velocizzarne altre. Se noi andassimo a fare la misura del tempo che ci metto a fare le insert, a creare la tabella, nel caso della tabella con l'indice è più lento, perché tutte le volte che aggiungo un elemento deve aggiornare l'indice. L'indice, adesso lo dico così in generale, parleremo la settimana prossima, sono date ad albero che vengono usate per costruire gli indici e le vedremo anche nel nostro programma. Però aggiungere, ad esempio, la struttura dati indicizzata rende più lento l'inserimento ma più veloce la ricerca. Invece i dati non indicizzati sono più veloci da inserire ma più lenti da ricercare. Cosa conviene? Dipende da che cosa dovrà fare l'applicazione. Però anche solo così a occhio si vede che c'è un guadagno di 10 volte tanto. Poi quello che scopriremo, e poi vi lascio, è che se io su questa tabella, che è quella ottimizzata, scrivo select asterisco from, si chiamava parola, where nome uguale notte, e eseguo questa query, la stessa che ho fatto prima dell'interfaccia grafica. Quanto ci mettevo nell'interfaccia grafica? Intorno ai 30 millisecondi, 30-40. Quanto mi ha detto che ci ho messo qui? Zero, cioè meno di un millisecondo. Cioè il Workbench è capace a fare quella query in meno di un millisecondo. Il mio programma ce ne mette almeno 30. Allora non è la query che ci mette 30 millisecondi. Sto perdendo io nel mio programma.
Secondo voi dove li perdo? Qual è l'operazione che faccio sempre? Apro la connessione. Quei 30 millisecondi è il pegno che devo pagare per aprire la connessione. Allora, se devo fare un giochino in tempo reale veloce, non potrò pensare che ogni volta che mi serve un dato dal database devo aprire una connessione nuova. Perché il programma perde 30, i numeri li abbiamo, sono questi, 30 millisecondi ogni volta. Allora dovrò trovare dei metodi più furbi per farlo. Allora lì vedremo che riusciremo a sfruttare un database ben ottimizzato per fare certo tipo di query. Sto sotto il millisecondo se gestisco bene tutte le mie risorse. Se gestisco male, anziché un millisecondo, avrò 500 millisecondi e il programma fa schifo. Quindi l'ottimizzazione dobbiamo pensare a tutti i vari livelli. L'altro livello che potremmo provare a fare, chissà se qualcuno ha voglia di farlo, è: va bene, ma perché fai la query ogni volta? Non potresti, quando il programma parte, leggerti l'intero dizionario in memoria? Ha senso leggersi in un'unica vela, diciamo gli ArrayList, perché sono quelli che conosciamo, la settimana prossima impareremo strutture un po' più furbe, ma ha senso leggersi in un ArrayList 100.000 stringhe? Non so, può darsi, vediamo, facciamoci due conti. Se siamo capaci a gestirlo meglio, quanta memoria occupa? Magari se sono sullo smartphone o no, forse, perché ho poca memoria, ma quanta memoria sto occupando? 100.000, quanta è lunga una stringa? Ma sarà lunga 10 caratteri, massimo, no? 6 milioni di caratteri, 6 mega. Ne abbiamo 6 mega? Sì, probabilmente sì, non è giga, eh? Allora mi conviene, allora potremmo provare a vedere questo programma qui, anziché fare la query ogni volta sul database, fa un'unica query all'inizio, vediamo quanto tempo ci mette, e poi facciamo le ricerche interne alle strutture dati. E vediamo la ricerca per parola in un ArrayList di 600.000 se è più o meno veloce che non la query sul database. No? Giochiamo un po' con queste cose per imparare la percezione, no? Di che cosa è efficace e che cosa non è, in modo da sapere poi dove andare a mettere le mani quando vogliamo ottimizzare, quando vogliamo avere un certo risultato. Per oggi basta così.